Siamo con Francesco Guarino, il capitano del Napoli Basket. Allora Francesco, finalmente domenica si inizia. Una esperienza importante, un'avventura importante, tanto entusiasmo, una società che cerca di consolidarsi, un roster altamente competitivo. Adesso manca solo che domenica la gente riempia tantissimo il Pala Barbuto. Ma sicuramente, ci sono tutte le carte in tavola per far sì che domenica alla prima, al debutto, il palazzetto possa essere, non dico pieno, ma comunque ci possa essere molta gente, anche per la curiosità di venire a vedere un roster nuovo, una società che ha fatto investimenti sicuramente importanti per allestire questo roster, però adesso inizia, adesso tocca a noi far sì che tutte queste componenti si mettano insieme e si possa fare un bel percorso. Tu da capitano hai una duplice responsabilità, una responsabilità ancora più grande, perché non solo in campo ma come collante, come quel quid in più, trasmettere quel quid in più tipico del basket a Napoli, che ha una grande tradizione pur avendo vinto pochissimo rispetto a altre piazze importanti, ma che è sempre stata una piazza nella quale è stato difficile venire a giocare, un palazzetto sempre pieno, squadre importanti, diciamo squadre outsider rispetto a i top club che facevano la differenza. Quest'anno potrebbe essere, potremmo mutuare la stessa cosa anche quest'anno? Ma questo è sicuramente l'obiettivo, ma io la cosa importante è che l'anno scorso siamo partiti da zero con questa nuova società, dove ha veramente stimoli importanti, è un progetto veramente valido. Non era facile, non vi devo nascondere che comunque fare venire gente qui a Napoli dopo gli ultimi 4-5 anni non è mai stato facile, è semplice. Però stiamo noi vecchi di quelli della scorsa stagione, stiamo mettendo tutto l'entusiasmo per far capire ai nuovi cosa vuol dire giocare a Napoli, e vi posso assicurare che lo stanno capendo. L'ultima domanda, poi ti lascio perché la festa sta per cominciare. Un pubblico entusiasta può essere chiamato in causa come? Transizione, giocate non ai limiti dei 24 secondi, ma run and gun, always showtime, ho parlato prima con Mr. Lulli, mi sono permesso di mutuare un termine americano, tipico degli anni 80. Ma guarda, io sono convinto, perché poi come in tutte le piazze io penso che attiri la gente solo se vinci e se comunque fai vedere che tieni la maglia, e poi può essere, possiamo correre, possiamo giocare lenti, possiamo, non lo so, l'importante è che quando si entra in campo si suda per questa maglietta e si portano a casa 2 punti, e sono sicuro che su queste 2 cose potrebbero già bastare per riempire il palazzetto. Ringraziamo il capitano Francesco Guarino per la sua disponibilità, per la sua franchezza. Ci vediamo tra poco. Grazie a voi.